Basta una luce e un fazzoletto rosso per entrare nel mondo della magia, del gioco, dell'illusione. Jovix, 28 anni, potentino, ha fatto della sua passione un lavoro, dimostrando che anche partendo dalla Basilicata si può. Se la passione è reale e tutti i sogni, insomma, io sono convinto che si possono realizzare. E quindi sì, si può vivere di magia, di arte in Basilicata. Una passione coltivata, studiata, amata, che parte da lontano. Nasce all'età di 12 anni, quando mi avvicino al mondo magico, e pian piano negli anni questa passione è cresciuta sempre di più, fino poi a diventare un lavoro a tutti gli effetti. Beh, guardando video di magia su internet mi sono appassionato, è stato un amore a prima vista e da allora non ho smesso mai di prendere carte in mano e di allenarmi. I primi esperimenti nella stanzetta di casa, per i 18 anni non una festa ma uno spettacolo allo stabile. Ore e ore di allenamento, come se fossi un corridore, un nuotatore, e c'è tanto studio dietro, che però diciamo non mi pesa personalmente, perché appunto essendo una forte passione io vivo 24 ore al giorno pensando solo allo spettacolo. Anni di crescita alla ricerca della propria specificità. Diciamo, l'aspetto che prediligo è appunto l'aspetto comico presente nella magia, perché i miei spettacoli non sono puramente e solamente magia, ma è un mix tra cabaret, magia e diciamo che intrattenimento a 360 gradi. Ci tengo sempre nei miei spettacoli a far controllare l'anello, quindi se ho un problema te lo faccio. No, scusate, questa sera c'è qualcosa che non va. Ma è sempre al teatro che si torna, l'ultimo spettacolo a gennaio al Don Bosco di Potenza, un colpo d'occhio sul pubblico che racconta un vero successo. Io sarò sempre grato alla mia città e alla mia regione perché mi ha sempre supportato sin dal giorno zero e questo ennesimo sold out nel teatro più grande della città è la conferma che il pubblico partecipa agli eventi e anche ai numerosi.